Noi abbiamo fatto questo intervento così per contrastare il fenomeno della contraffazione, e che questa contraffazione praticamente è un danno all'economia sia per quanto concerne l'impiego, diciamo, nei confronti proprio delle ditte che sono produttrici di queste, diciamo, sia di scarpe che borse e altro, sia nei confronti anche dello Stato per l'erario, perché non vengono pagate nessuna tassa. E poi, diciamo, abbiamo preso tanti DVD, abbiamo preso altre cose come pirateria, in quanto non avendo il marchio della SIAE, la società italiana autore ed editore. Quindi questo, diciamo, abbiamo fatto la comunicazione, o meglio stiamo per trasmettere la comunicazione all'autorità giudiziaria, è stato posto sotto sequestro. Il tutto è stato fatto nei confronti di ignoti, in quanto questi extracomunitari hanno preferito darsi alla fuga perché per la quantità era previsto l'arresto in flagranza. È giusto che coloro che entrano nel mercato possano poter vendere i loro prodotti, ma è giusto che pagano le tasse che sono previste per la gestione dell'area. Quindi tutti gli abusivi sono contrastati, perché è chiaro che non possiamo permetterci che all'interno del mercato si vanno a introdurre dei personaggi che possono vendere non soltanto senza autorizzazioni, ma anche della merce non legale. Infatti ieri ci sono stati due sequestri di merce contraffatta, che è stata immediatamente sequestrata. Questo è un reato penale, vorrei ricordare, ed è per questo che si è attivata tutta la procedura per poter effettuare sia il sequestro e fare le comunicazioni all'autorità.